Io avevo chiesto esplicitamente al presidente Esposito, visto la probabile presenza nutrita di cittadini che volevano assistere a queste sedute di consiglio, perché insomma sono morte diverse persone e credo sia giusto che la città possa partecipare. Avevo chiesto in data 14 settembre al presidente Esposito, che non credo mi possa smentire, di fare questa seduta in uno spazio pubblico, aperto al pubblico, dove la città avesse potuto partecipare in totale serenità e tranquillità. Adesso abbiamo 20, 30, 40 persone, 50 persone sotto che non possono salire. In altre occasioni quell'aula è stata ceduta vostri amici provenienti da Roma o da Milano. Perché non si possono accomodare lì i cittadini che stanno aspettando sotto? Vi faccio questo invito, Presidente. Come da Roma sono stati fatti accomodare di là, non capisco perché adesso i cittadini livornesi, no, da fuori, non possono assistere a questo consiglio comunale. Non capisco perché. Qualcuno me lo dovrà spiegare. Torniamo a noi. Vengo al mio intervento, non mi sono scritto nulla perché, sapete, io non scrivo nulla. Dicevo, io ho sentito innanzitutto il mio pensiero alle vittime, come hanno già sottolineato i miei colleghi in precedenza, che si potevano e si dovevano salvare i sindaci, come avrebbe dovuto fare un sindaco, non dormire. Io, signor sindaco, sentivo la pioggia, mi sono alzato alle 2 di notte, sono andato in cucina, c'avevo l'acqua in cucina, ho iniziato a asciugare alle 2 di notte, lei dove dormiva? E io sto dicendo, lei lo sa dove sto perché ci è venuta a casa mia, e mi fermo qua per il momento, lei ci è venuta a casa mia, e sa benissimo dove so, sa benissimo che in quella zona non c'è stata nessuna problematica. Lei che sta ad Antignano, lì dove è successo tutto, non ha sentito nulla. Il telefono non prendeva e qui siamo a due o tre volte che capita. Io non so che cambi le sim, sinceramente, perché a questo punto non so più cosa dire. Ho sentito tante parole da lei. Si scusa con il vescovo, con la città quando si scusa. Con i morti, con le famiglie dei morti quando si scusa. Quando? Mai? Lei poteva e doveva fare di più. Non può continuare così a cercare scuse dicendo che fino alle 6:46 lei non sapeva nulla, quando dalle 21:39 la regione chiama e dà l'allerta arancia. Lei sa cos'è l'allerta arancia? A quanto pare no. Nell'allerta arancia si tratta di un servizio gratuito per il cittadino e permette. No, questa è un'altra cosa, mi perdoni. L'allerta arancia sa cos'è? Cosa comporta per il comune di Livorno? Io la leggo subito, perché lei forse non la sa, non l'ha letta, non lo so. Cosa dice l'allerta arancio per il rischio idrogeologico a Livorno? Allora, l'allerta arancio a Livorno, in caso di codice allerta arancio per rischi derivanti da fenomeni meteorologici, si verifica la fase di attenzione con emissione di avviso di criticità e allerta, che è arrivata dalla regione alle 21:39. Sono previsti fenomeni più intensi del normale, pericolosi sia per l'incolumità delle persone sia per i beni e le attività ordinarie. Immediatamente la sala operativa della protezione civile e mobilità. Lei è il primo responsabile della protezione civile, sindaco, non vorrei se ne fosse dimenticato. 1. Tecnico reperibile. 2. Personale del settore protezione civile e difesa dei cittadini in assetto di protezione civile. 3. Attivazione del CESI presso la struttura di via dell'Artigianato 41 con presidio H24 con attività di teleradiocomunicazioni e attivazione del numero telefonico diretto 0586 82 4000. 4. La funzione F3, informazione e comunicazione, in raccordo con la sala operativa, predispone di via un comunicato stampa. 5. Finora nulla. 5. Invio messaggio alert system alle funzioni di supporto. 6. Invio messaggio alert system a dirigenti dei dipartimenti. 7. Invio messaggio alert system al volontariato. 8. Invio messaggio alert system alla centrale della Polizia Municipale. 9. Invio messaggio alert system a vari enti, ASA, AMPS, eccetera. 10. Sentito il sindaco, che è la massima autorità di protezione civile, verrà attivato il sistema di allertamento telefonico alla popolazione ed eventualmente disposta la convocazione del COC. La protezione civile di Livorno ha pubblicato una lista delle aree a rischio esondazione e ci sono le vie dove ci sono stati morti. Io mi domando, l'alert system, perché non è stato attivato? Se l'allerta arancione, che è alla base di tutto questo, è stata diramata alle 21:39 di sabato, perché? Perché non è stato attivato?
cioè dietro gli dice perché era stanco, non lo so, può darsi che era stanco. Per chi non lo sapesse, leggo cosa è l'alert system. Si tratta di un servizio gratuito per il cittadino che permette di raggiungere gli utenti con un messaggio vocale predisposto dal settore protezione civile che avvisa dell'emanazione di una fase d'allerta, codice arancio o rosso, è lo stesso sindaco. Il colore è solo una scusa per scaricare responsabilità su altri. È la stessa identica cosa. Arancio o rosso non cambia nulla. Noi rosso non lo possiamo avere, non abbiamo un corso primario. Non possiamo avere l'arancio. E nessuno lo dice. La nostra allerta massima è arancio. Quindi quando arriva arancio sarà un'allerta massima. E lei deve allertare tutti gli strumenti che ha a disposizione. Non lo ha fatto. Andiamo avanti. Che veramente ci sarebbe da dire tante, cercherò di essere breve. Mi arrivano messaggi, no? Da gente che ha lavorato e che ha predisposto dei piani qua dentro. E mi dicono, ricorda al tuo sindaco che il piano triennale protezione civile è pronto dal 29 dicembre 2014, con decisione di giunta. La bozza finale... settembre 2015 con Alert System, perché ci hanno messo un anno e mezzo e più e ancora è fermo in giunta? Lei dice, lei sta scaricando, addirittura ha provato sulla stampa e oggi qua, a scaricare la responsabilità sui consiglieri comunali. Questo piano è fermo dal 2014, revisionato da voi. E voi l'avete tenuto in un cassetto dal 2015, dal settembre 2015, caro sindaco. Vado avanti. Le ricordo che lei ha a disposizione da più di un anno quasi 1 milione di euro del progetto ADAPT. Sa cos'è? Lo sa? Sì, eh? Fate la smorfietta. Presentato da un certo assessore e finanziato dal programma marittimo Italia-Francia. A che punto è? Si sa che non è stato fatto nulla. Non è stato neanche nominato responsabile. Però strano, perché invece è andato Alghero. Che ci andava a fare Alghero? Invece. Che ci andava a fare Alghero invece? Se non hanno fatto nulla? C'è 1 milione fermo lì per un piano Italia-Francia per questi eventi e non facciamo nulla. Ma perbacco. Se la procura gli interessa gli do tutte le informazioni. Lo dico in diretta, così almeno... Non è farina del mio sacco, ma è farina di chi ha fatto questi piani. Altra cosa. Il piano è lì sempre da settembre 2015, non da gennaio 2017, mi dicono, come ha detto il mio collega Carisi. Così mi hanno detto. Io sono in diretta... No, quindi tendo a... Il progetto SMS Rain, non so se sa anche questo di cosa si parla, parlava non solo di SMS allerta, ma di partecipazione dei cittadini, quindi le associazioni di volontariato devono essere preallertate, non allertate dopo, affrittata fatta, un brutto termine, però questo è stato. Ah, io mi domando, tutte queste cose sono state fatte? No, non è stato fatto niente. Ci sono 8 o 9 morti a seconda di come la vogliamo vedere, perché c'è chi parla di 8, chi parla di 9, chi c'è il ragazzo morto in incidente stradale, però siccome alcune fonti di stampa dicono 8, altri dicono 9, siamo qua nel mezzo. Sì, giustamente c'è chi si è sparato perché non reggeva la situazione psicologica. Io dico, avete tutto l'elenco delle vie, compresa quella dove sono qua, morti qua, che era un piano interrato, con l'alert system sarebbero stati salvati. Ma io dico, sindaco, lei non si vergogna a stare ancora seduto? Lei non si vergogna a prendersela o con il vescovo, o con Rossi, o con questo o con quell'altro? Lei, in un moto di, non si sa perché sono sentimenti che non le appartengono, dovrebbe prendere quella sedolina, alzarsi e andarsene via. Allora avrebbe forse un minimo di credibilità per il futuro, cosa che per me non ce l'ha mai avuta, per carità. Però questo è quant'è. Lei non è in grado di amministrare il Livorno, lei se ne deve andare,
non può stare qui, non può fare altri disastri, non può creare altre situazioni di criticità. Voi parlate di cementificazione selvaggia e gli orti urbani, chi l'ha voluti fare? Chi l'ha voluti fare? Io? I parcheggi sotterranei, chi l'ha voluti fare? Io? Non ve le ricordate qui le battaglie nelle commissioni e nei consigli comunali? No, perché le aree sono sicure di qua, sono sicure, ora sono sicure. Fino a ieri, non sono io che glielo devo dire, per quella favore, persona facciamo un po' che di silenzio. Sì, e che non ci dovrebbe più facciamo stare. Silenzio per favore, capito? Prego, consigliere, devo dire quella persona che è lì, che tiene le delibere ferme dal 2015 e per colpa di questo fermo di delibere sono successi dei fatti gravi sulla città di Livorno, e io dico tutto questo non è più accettabile, e chi ancora continua a tenere il gioco è complice. È complice di, delle disgrazie che possono accadere in futuro. Io qui dico, il sindaco già non doveva starci dal 2014, e chi mi conosce sa quello che dico, quello che penso, quello che ho fatto, quello che ho scritto, quello che ho detto, con atti e non atti. Ad oggi però chiedo a tutte le opposizioni una mozione di sfiducia, perché la città deve vedere che noi questo sindaco non ce lo vogliamo più. Chiaro?